Eccola qui la prima presidente donna nella storia di ANCI Toscana. È Sara Biagiotti, sindaco 44enne di Sesto Fiorentino, eletta alla guida dell'Associazione Regionale dei Comuni con una votazione unanime. Su 280 sindaci della Toscana, i 134 presenti nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze per il 14° congresso dell'ANCI regionale, infatti, al momento della votazione hanno alzato tutti il badge verde con scritto favorevole. Biagiotti, che si è presentata all'appuntamento forte del sostegno di 114 primi cittadini, appena eletta si è detta soddisfatta per aver saputo unire una platea composita come quella dei sindaci toscani. Una bella soddisfazione perché c'è stato un ampio consenso, cioè l'unanimità e un consenso importante da parte di tutti i sindaci, di tutte le parti della Toscana e tutti i territori, e quindi questo è un grande attestato di stima. E poi la grande soddisfazione è perché finalmente una donna diventa presidente di ANCI Toscana ed sono la prima donna presidente dell'associazione. E se questo non è un valore di per sé, di certo lo è se visto in un contesto più ampio, quello cioè del cambiamento impresso da Matteo Renzi a livello nazionale e che ora si ripropone anche nelle associazioni di rappresentanza. Nell'associazione dei comuni, che hanno un ruolo di rappresentanza istituzionale importante, che devono fare squadra tutti insieme per davvero dare delle risposte concrete ai cittadini e sollecitare quell'attenzione importante che i territori, dalla montagna al mare, alla collina, alle grandi città, alle città più piccole, hanno, e che hanno necessità che questi cambiamenti nel paese devono essere in atto, possano essere rappresentati attraverso un'istituzione di rappresentanza come appunto ANCI Toscana. Passata la sbornia della vittoria, però, per Biagiotti arriverà subito il momento di rimboccarsi le maniche per cercare di rendere concreti quelli che per ora sono solo punti di programma. Al primo punto c'è un'azione di trasparenza, condivisione degli obiettivi e un livello incisivo di attenzione dei rapporti con la Regione Toscana e con il Governo nazionale, perché solo così noi saremo in grado di dare le risposte ai cittadini e di mettere nelle condizioni la nostra associazione di poter raggiungere l'obiettivo, che è quello di contribuire al cambiamento che è in atto nel nostro Paese e che ci porterà davvero ad essere un grande Paese europeo. Una renziana ad hoc, Sara Biagiotti, come si intuisce anche dal suo linguaggio, una renziana con un passato da consigliera provinciale a Firenze prima e da assessore comunale allo sviluppo economico nel capoluogo toscano poi, proprio negli ultimi mesi di lavoro della giunta guidata dall'attuale presidente del Consiglio. Biagiotti arriva a guidare l'Associazione dei Comuni Toscani al termine di quello che il suo predecessore, l'ex sindaco di Livorno Alessandro Cosimi, dal palco ha definito il periodo più buio per i comuni dal dopoguerra ad oggi. È stato un momento veramente difficile, lo abbiamo attraversato, guardiamo al futuro con un po' più di speranza, ma ancora dobbiamo combattere per riportare i comuni su un livello d'autonomia importante. Ed è proprio l'autonomia finanziaria e soprattutto quella fiscale quella che sta più a cuore ai comuni della Toscana ma di tutta Italia, come sottolineato dal presidente nazionale di ANCI Piero Fassino nel corso del suo intervento. Fassino che ha formulato anche alcune precise richieste al governo. Chiediamo un sistema fiscale che ci garantisca le risorse necessarie, senza che questo rappresenti naturalmente un inasprimento fiscale per i cittadini. Chiediamo che sia riconosciuta l'autonomia dei comuni e che ogni comune sia messo nella condizione di poter fare bene le proprie politiche. Chiediamo il superamento del patto di stabilità, che è stato uno strumento normativo che ha mortificato e ridotto la possibilità di fare investimenti. Chiediamo che si abbia consapevolezza che se si vuole modernizzare il Paese e portarlo fuori dalla crisi, obiettivo che ogni giorno propone il Presidente del Consiglio e che noi condividiamo, i comuni sono dei protagonisti, devono essere protagonisti di queste politiche. Quindi ai comuni non deve essere solo chiesto di svolgere un ruolo passivo. I comuni hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo fondamentale nella vita di questo Paese. Quanto più sono messi nelle condizioni di farlo bene, tanto più il loro contributo a riportare l'Italia fuori dalla crisi sarà efficace e proficuo.
Questo significa in concreto assicurare che le imposte comunali, non ultima quella sugli immobili, possano rimanere in toto nelle casse dei municipi, in modo che questi ultimi non siano costretti ad alzare le aliquote per assicurarsi le risorse ridotte dai tagli e trasferimenti statali. Per farlo però è necessario che i comuni, secondo Fassino, siano esentati dalla spending review in corso. I comuni in questi anni sono forse l'istituzione che più ha fatto ogni giorno i conti con i propri bilanci, le proprie risorse, la propria organizzazione. I sindaci la spending review la fanno tutte le mattine entrando in ufficio. E d'altra parte i dati dicono questo, dicono che la spesa pubblica dei comuni è diminuita e l'abbiamo diminuita senza però che questo intaccasse i servizi ai cittadini. L'abbiamo diminuita agendo sulla macchina comunale, sull'organizzazione, sul personale, sul costo dei contratti e degli appalti, ma non abbiamo ridotto gli asili nido, le scuole materne, il trasporto pubblico locale, l'assistenza domiciliare agli anziani. Siamo l'unico comparto delle istituzioni italiane che la spesa pubblica l'ha controllata e ridotta, mentre purtroppo la spesa pubblica dello Stato è aumentata. L'altro grande tema che sta tanto a cuore ai comuni è quello del patto di stabilità che, secondo il sindaco di Firenze Dario Nardella, va ridiscusso nelle sedi opportune. Per questo noi chiediamo che si distingua tra comuni virtuosi e comuni che invece magari non fanno le riforme, sono una minoranza, ma allora non si chiedano, come dire, cambiamenti che non contengano un elemento di meritocrazia. Insomma, va bene la meritocrazia nella scuola, come sta facendo il governo, la si introduca anche nel rapporto con i comuni. Dal 14° congresso di Anci Toscana si è poi levata forte la richiesta di eliminare i vincoli del patto di stabilità dal capitolo investimenti. Il tetto del 3%, hanno detto sia Fassino che Nardella, deve riguardare la spesa corrente e non appunto gli investimenti. Faccio l'esempio del mio comune, noi abbiamo 180 milioni di euro pronti ad essere spesi, abbiamo ridotto il debito ma non posso spendere questi soldi, non posso spenderli sui nidi, non posso spenderli sulle scuole, sulle strade, perché il patto di stabilità mi impedisce di farlo. La sfida di Biagiotti però non si ridurrà solo alla riscrittura del patto di stabilità, gli altri obiettivi sono gli stessi sindaci toscani ad elencarli, a partire dalla prima sostenitrice del sindaco di Sesto, il primo cittadino di Empoli, Brenda Barnini. Lo dico anche da presidente di una unione dei comuni, mi auguro che si lavori affinché la normativa sulle unioni dei comuni semplifichi davvero la vita di queste associazioni, perché da un lato si chiede ai comuni di associarsi, di fare economie di scala, dall'altro però si replicano gli stessi vincoli e quindi insomma c'è un po' una contraddizione che a mio avviso non ci consente di sfruttare appieno le innovazioni che potrebbero venire da questi strumenti. Accanto alla prioritaria, fondamentale ricerca di fondi e dello sblocco del patto di stabilità, ecco, la lotta alla burocrazia e alla lentezza è secondo me un'altra delle priorità che bisogna affrontare. Cioè l'idea è che molto spesso il bizantinismo che cresce sul percorso di formazione di una norma o di una decisione è troppo pesante e non ci permette di essere altrettanto veloci rispetto alle necessità che l'economia e la quotidianità ci chiede. C'è quest'altro capitolo, cioè inventare politiche nuove per rilanciare un ruolo attivo dei comuni a sostegno dell'economia, per creare nuovo lavoro, per trovare fondi europei e impiegarli bene, per avere nei comuni nuove professionalità che oggi non ci sono. Insomma, le sfide per Biagiotti non mancheranno, così come non sono mancati i consigli. Penso che si dovrà confrontare con questioni molto delicate, come è stato per tutti noi, però avrà dalla sua, se vorrà ovviamente trovare un punto di attacco immediato, una struttura che è capace ed importante. In più io chiederei un rafforzamento dell'Ufficio Europa, visto che gli unici soldi a disposizione vengono dall'Europa, si parla di miliardi d'euro, non di noccioline, quindi se c'è un ufficio a disposizione dei comuni per trovare finanziamenti sarebbe importante, perché finanziamenti vuol dire piste ciclabili, vuol dire scuole, vuol dire luoghi di aggregazione per i giovani, vuol dire progetti e vuol dire poter dare le gambe alle idee dei sindaci.
Il 14° congresso di ANCI non ha solo eletto la nuova presidente dell'associazione, che sarà affiancata da 3 vicepresidenti, ma ha anche rinnovato gli organismi dirigenti, dal Consiglio regionale a chi rappresenterà la Toscana all'Assemblea congressuale dell'ANCI nazionale che si terrà a Milano dal 6 all'8 di novembre. Soprattutto però l'Assemblea ha nominato il nuovo segretario generale, su proposta diretta del neopresidente. Al posto di Alessandro Pesci, che ha guidato l'associazione per 10 anni ed è stato applauditissimo dai sindaci riuniti a Firenze, è stato eletto l'ex sindaco di Scandicci, Simone Gheri.